Tre punti d'obbligo a Lucca per sperare di migliorare la classifica e sfruttare lo scontro diretto che oppone Cesena ed Entella. C'è poco da girarci intorno per la gara del Porta Elisa, dove ci sarà un solo risultato utile. Gaetano Teri dovrà fare i conti con qualche grana a centrocampo. Mancherà Pompetti, un'assenza pesante ma che permetterà al giocatore di tirare il fiato e gestire il fastidio pubalgico che lo attanaglia da settimane. Ci sono poi da verificare le condizioni di Pontisso, che con il Pontedera ha giocato con una infiltrazione e che stamani si è allenato a parte. Con Memushai non ancora in condizione, la buona notizia è che Diambo sta bene. Dopo lo scampolo di gara apprezzabile di domenica scorsa, è pronto per scendere in campo dal primo minuto. In difesa sicuro il rientro di Ingrosso, sta meglio Drudi che, salvo ulteriori contrattempi, va verso una convocazione, ma non è detto che venga rischiato da Auteri, che potrebbe affidarsi di nuovo a Illanes. Per l'attacco sono in ascesa le quotazioni di Rauti in vantaggio su Dursi. Per il ruolo di centravanti torna il ballottaggio Cernigoi-Ferrari. Il loco non è al 100% della condizione e le prossime sedute faranno capire ad Auteri se l'argentino sarà titolare o meno. Sul fronte lucchese la gara col Pescara è vissuta con grande attesa. Per domenica prossima la società ha indetto la giornata rossonera e gli abbonamenti non saranno validi. Quei 41 punti messi in cascina, la squadra di Pagliuca ha sostanzialmente tagliato in anticipo il traguardo principale della salvezza, e questa partita, se vinta, può dare grandi possibilità di fare i play-off. A pari punti con Vispesaro e Pontedera, la Lucchese in questo momento non è premiata dalla classifica avulsa e sarebbe la prima esclusa dalla griglia. Mancheranno Semprini e Papini, molto difficile anche il recupero di Fedato, mentre l'attaccante Rodriguez, ex Cesena ed Entella, è in ritardo di condizione. Assenze, in particolare quella degli attaccanti, che si è fatta sentire per una Lucchese che nel girone di ritorno ha pareggiato molto e vinto solo 3 partite. Ma in queste 3 gare ci sono i successi su 2 big del girone come Entella e Reggiana. Insomma, per il Delfino si preannuncia una partitaccia e se, come è successo col Pontedera, non ci sarà la giusta voglia di soffrire e sporcarsi le mani, sarà dura espugnare il Porta Elisa, cosa che in passato è già avvenuta 4 volte, sempre in Serie B, l'ultima nel marzo 98, 0-3 con 2 gol di Cammarata e 1 di Moretti. Amarissimo l'ultimo precedente in C nel dicembre 2007 con vittoria in rimonta della Lucchese di Braglia sul Pescara di Lerda, 2-1, Micco e doppietta di Masini, gol partita giunto alla fine di un interminabile recupero. Dirigerà il primo anno in Canci Francesco Deusagno di Faenza, 0 precedenti con entrambe.